Guardate che natura c'è qua. Guardate che storia. E quando avremo imparato a lasciare che queste cose entrino dentro di noi, senza passare per i pensieri, avremo fatto la più grande rivoluzione. Ora, in questo scenario, io vi chiedo, alzi la mano chi ha un cellulare acceso e collegato a internet. Dai, non voglio farvi sentire un senso di colpa, perché in un'energia così, anche un cellulare collegato a internet può avere un suo perché. Allora apritelo, andate su internet e digitate sfero.me. Sfero come una palla, sfero al maschile.me. Cos'è sfero.me? Internet è un bene comune? O è dannatamente privato, o è dannatamente tiranno. Ci ha illuso di essere uno spazio libero dove pensavamo di poter dire quello che volevamo a tutto il mondo e stiamo scoprendo in questo tempo che possiamo parlare soltanto con quelle quattro persone che già la pensano come noi. E se diciamo cose un po' troppo contrarie agli interessi costituiti, ci cancellano semplicemente, ci tolgono il diritto di parola su internet. E non esiste un tribunale, né nazionale né internazionale, dove far valere questo nostro diritto. Allora, sfero.me è un social blog piccolino, nato da poco, che ha un'ambizione estrema. Creare uno spazio che ci regali le funzioni di Facebook, di WhatsApp, di Amazon, di YouTube, nostro, bene comune. Allora, apritelo, aprite un vostro account in Sfero. Non usa i cookie, che vuol dire che non vi ruba le informazioni e non se le va a rivendere a nessuno e non vi censura e non costa niente. La moneta è un bene comune? Oppure mai come oggi abbiamo perso il controllo della moneta? È un sistema finanziario più potente degli stati, dove il confine fra pubblico e privato si perde, controlla tutto il percorso, dalla creazione alla distribuzione. E ci porta in una situazione paradossale, dove non c'è mai stata tanta moneta nel mondo come nella nostra epoca, ma là dove serve, manca. E dov'è che serve la moneta? Nelle tasche delle famiglie che devono comprare una casa, i vestiti, il cibo, nelle tasche delle piccole e medie imprese che producono, che creano una casa, il cibo, i vestiti, le cose di cui abbiamo bisogno. E manca ancora nelle tasche di quegli enti che concepiscono, strutturano e erogano i servizi pubblici essenziali. Acqua, giustizia, scuola, trasporti, energia. Tanta moneta che circola in maniera pessima nel mondo finanziario, dove arricchisce pochissime persone e sistematicamente manca nelle tasche dei soggetti che dovrebbero usarla per farci stare bene. E la cosa paradossale è che i nostri soldi, in Italia 4.000 miliardi di ricchezza privata finanziaria, noi la depositiamo presso un sistema finanziario privato che usa questi soldi per finanziare multinazionali che producono, per esempio, un vaccino Pfizer, per esempio, un cibo tossico, per esempio, un motore a scoppio che inquina e cose di questo genere. Ma allora possiamo e dobbiamo soltanto aspettare che la finanza mondiale o le istituzioni politiche, i governi risolvano questi problemi o ci prendiamo la responsabilità di organizzarci fra di noi e capire, mentre organizziamo una strada per recuperare anche lo spazio istituzionale che non dobbiamo assolutamente abbandonare, ma già da oggi c'è qualcosa che possiamo fare senza chiedere ai governi, senza chiedere alle banche? Su internet lo possiamo fare, sulla moneta lo possiamo fare. Dopo che avete trovato sfero.me, andate su barterflyfoundation.org. Barter
è il baratto multilaterale, fly è il volo, butterfly richiama una farfalla. Butterfly è un progetto che, indipendentemente da quello che fanno i governi, indipendentemente da quello che fanno le banche, vuole, grazie a un accordo fra privati che scelgono liberamente di aderire a questo progetto, di far arrivare piccole gocce dei nostri soldi in un circuito concepito non per far arricchire pochi, ma per far circolare la moneta nelle tasche dei cittadini, delle piccole imprese, degli enti che erogano servizi pubblici. Perché una cosa che non sappiamo è: ma di quanta moneta abbiamo bisogno? Sapete che la ricchezza finanziaria del mondo, che in realtà è anche pari ai debiti del mondo, si misura nell'ordine di 250 mila miliardi di dollari? Cosa ci si compra con 250 mila miliardi di dollari se in un anno si producono circa 80 mila miliardi di dollari? Ci potremmo comprare tutto il mondo 10 volte e avanzerebbero. Allora, in questo paradosso in cui montagne di soldi marciscono nella finanza e mancano laddove servono, noi ci possiamo organizzare. Una fondazione, Butterfly Foundation, per dare un messaggio molto chiaro: non ci vogliamo arricchire. Da quando il mondo ha scoperto che i soldi si creano dal nulla, ci sono molte persone che vogliono usare questa informazione per arricchirsi, per guadagnare dei soldi. Ma è sciocco. Nei soldi non c'è nessun valore. Glielo diamo noi con la nostra fiducia cieca in questo sistema balordo che ci fa credere che abbiamo bisogno di fare un lavoro da schiavi per guadagnarci due soldi per comprarci due cose. Organizziamoci. Scopriamo la nostra capacità di produrre la vera ricchezza, che sono i beni, i servizi, le cose che sappiamo creare e che possiamo mettere a disposizione degli altri scambiandocele, in un circuito dove la moneta, anziché essere un padrone, è un nostro servo, ci serve per scambiarci le cose. Piccole gocce di quel risparmio le portiamo dentro un circuito nostro e possiamo fare miracoli. Quando dico piccole gocce, intendo dire lo 0,00005% del nostro risparmio è più che sufficiente per risolvere tutti i nostri problemi. E a noi ci raccontano che non abbiamo i soldi per fare gli ospedali, che non possiamo investire nella ricerca contro il Covid più che 40 milioni di euro, che è una cosa ridicola. Una fondazione che crea dei mercati, dove le imprese si possono scambiare beni e servizi senza ricorrere al credito bancario, che è uno dei problemi principali che affliggono la rete delle piccole imprese in questo momento, semplicemente registrando dare e avere presso una cassa di compensazione centrale. E poi un altro mercato dove arrivano le persone che non possono procurarsi questo strumento semplicemente cedendo beni e servizi perché non è il loro mestiere, allora prendono qualche goccia di quel risparmio e con un moltiplicatore lo portano qui. Porta 100 euro, ne avrai 150, 140, 130, un incremento significativo del potere di acquisto che permette alle imprese di vendere quelle cose che oggi non vendono perché la gente ha i soldi ma ha paura di spenderli. E abbiamo paura di spenderli perché accendiamo la televisione e ci raccontano che c'è la crisi. La crisi è nella nostra testa. Noi abbiamo una capacità produttiva immensa, abbiamo risorse finanziarie immense. Abbiamo tecnici, ingegneri, tutto. E non facciamo niente perché accendendo la televisione crediamo di essere in crisi. Ma ci vogliamo svegliare? Vogliamo smetterla di aspettare che ci salvi qualcuno? Dobbiamo solo capirlo e cominciare ad organizzarci. Fiducia in noi stessi, non in un salvatore. Non è Guido Grossi che organizza questa cosa. Siamo tanti e vogliamo che diventino tutti. Tutti quelli che capiscano che sì, dobbiamo recuperare uno spazio nelle istituzioni, ma quella strada è in salita. Il potere costituito si è organizzato molto, molto bene per precluderci un rapido accesso alle istituzioni. Ora, mentre percorriamo quella strada in salita che non dobbiamo assolutamente abbandonare perché è un nostro dovere preciso, intanto, parallelamente, usando strumenti che il sistema finanziario ha concepito per far arricchire pochi, furbi, disgraziati, noi possiamo soddisfare tutti i nostri bisogni. Allora andate su butterflyfoundation.org, registratevi, è gratis, non ci sono impegno, metteteci il naso, cominciate a capire di che si tratta. Partecipate a qualche presentazione, fate domande
e costruiamolo insieme un mondo migliore, perché chi siede oggi nelle istituzioni non rappresenta i nostri interessi e non ha nessun interesse a farlo per noi.